Buonasera. Questa che stiamo per raccontarvi non è solo la storia di una commedia teatrale di grande successo, è molto, molto di più. Succede a Cosenza. L'idea nasce all'interno di un gruppo cresciuto a Pane, Solidarietà e Curva Ultra allo Stadio San Vito. E l'idea è supportare una raccolta fondi col ricavato di una rappresentazione teatrale. Nasce Consati Vicci, una pièce da teatro in dialetto. L'intenzione era quella di rappresentarla due volte. La commedia è bella, la commedia fa ridere, sono tre ore, infatti quando le prime serate, insomma, noi prendevamo il tempo, dicevamo, ma sai Sergio, sono tre ore e tanto, poi ci rendevamo conto che queste tre ore volavano, la gente si divertiva, quindi c'è bisogno, secondo me, c'è questo grande bisogno di ridere, questo grande bisogno di stare bene, di non pensare ad altro, perché in queste tre ore la gente non pensa ad altro, non lascia i problemi chiaramente fuori dal teatro e ride insieme a noi, perché noi ridiamo pure. E quindi questo secondo me è importantissimo, è stata questa grande partecipazione nelle emozioni e quindi loro, insomma, ci sono stati vicini anche in questo. Il passaparola funziona meglio di qualsiasi inserzione pubblicitaria, la prima al Teatro Morelli, la replica al Teatro dell'Acquario, siamo nel dicembre 2013, poi due repliche a Rendano. È sold out poche ore dopo l'annuncio, ma i posti non bastano, neanche lì. Si pensa allo Stadio San Vito, che del resto è l'habitat naturale di questi ragazzi. Non basta ancora. Alla prima replica, la curva Bergamini è gremita da 7.000 persone. Alla seconda, siamo nell'estate 2014, sono in 8.000 a ridere a crepapelle degli archetipi vecchi e nuovi della cosentinità. Seguono repliche al Teatro Orione di Roma, al Testoni di Bologna. Il prossimo 22 maggio a Luzzi, Consati Vicci sarà portata in scena per la 23esima volta. E ad attenderla ancora c'è Perugia a giugno e il Canada a luglio. Consati Vicci, in dialetto cosentino, vuol dire rassegnatevi, fatevene una ragione. A Cosenza, questa è la trama, piovono soldi spicci che poi si sciolgono lasciando a terra i danni. Il Dio cerca di risolvere il problema inviando un messaggero sulla terra. È questo l'escamotage narrativo che dà il via a un tourbillon di personaggi della storia antica e attuale della città dei Bruzzi. E la città pubblico, coinvolta in uno strettissimo processo identitario, ci si rispecchia totalmente, ridendo dei suoi tic e dei suoi crack. Una trovata registica azzeccatissima è quella di affidare alcune parti centrali ad attori con disabilità. L'effetto sulla scena è dirompente. Il ruolo è la cosa più difficile in assoluto. Quando mi è stato proposto ho avuto mille perplessità. Soprattutto da credente, poi è stato affascinante, invece per me a livello personale è un segnale, un ulteriore segno che si dà oltre al significato della commedia, ma anche questo Dio che è un po' uguale, se vogliamo, a noi, quindi tra le persone più semplici e con gli errori più semplici uguali a quelli che possiamo fare noi. Samba beo pura munnizza e nutrofeo. Gli attori del cast di Consati Vicci in città vengono ormai identificati col ruolo interpretato sul palcoscenico. Vado nei locali, mi riconoscono nei negozi, sono il sindaco, per fortuna, un purtroppo. No, cazzo, guarda una vita. No, provate a rendere gioia, provate a rendere... Ogni spettacolo, seppur gode di più repliche, è sempre diverso, quindi se
uno viene a vedere una replica, propongo un tipo di interpretazione, un prototipo, e il giorno dopo ne propongo un altro. Come in una grande squadra di calcio, se in qualche uscita è indisponibile uno dei titolari, chi lo sostituisce è pronto a una grande performance. Chiama l'ortopedico. Che ne sei? San Lorenzo, ha detto che è San Lorenzo. Ecco, San Lorenzo in che? San Lorenzo del Callo, un nuovo vede! Midola! Non è che il signore è così ultimato, io sono tutto tonno, spalle. Uno dei ruoli cardine resta quello interpretato, con una bravura che ha ben superato il dilettantismo, da Antonio Filippelli. Sul palco, Totò non squalo. Vedere quel muro di persone allo stadio San Vito per ben due volte, erano quasi 7.000 persone la prima, 8.000 la seconda, veramente un mare di gente, guardare tutti nello stesso punto e quel punto essere io insieme ai miei amici della compagnia, era veramente qualcosa di straordinario, che poi all'inizio creava un po' di tensione, ma poi una volta lì, come sempre accade, o ci sono 100 persone davanti o 8.000, ci siamo sciolti e siamo partiti con le solite improvvisazioni, le solite battute, ci siamo divertiti, perché la fortuna di questa commedia è anche questa, oltre alla genialità di Sergio che ha scritto un copione straordinario, la fortuna è quella che ci divertiamo prima noi sul palco, e quindi questo divertimento si specchia nel pubblico. Ma ad accendere la prima scintilla c'è lui, Sergio Crocco, per gli amici Canaletta, 49 anni, capo ultra del Cosenza, giardiniere, con la passione della scrittura e di Fabrizio De André, una vita a fianco di chi ha bisogno, soprattutto se, vale la pena di dirlo, diversamente abile. Conza Tivicci l'ha ideata, scritta e diretta lui, e quel che si muove intorno ruota attorno a lui. Penso di aver scritto un testo anche abbastanza elaborato, però riusciamo a portarlo in scena con la semplicità che è nostra, che è del nostro quotidiano, e riusciamo a far salire il pubblico sul palco. Basta un bel testo teatrale a spiegare da solo il fenomeno creato da Conza Tivicci? Forse no. Il segreto, con tutta probabilità, è nell'intento umanitario che anima l'intero progetto. Dopo i pozzi in Centro Africa e il container con materiale scolastico e generi alimentari per il Madagascar, i fondi raccolti con Conza Tivicci saranno destinati alla realizzazione di un grande parco per bambini, disabili e non nel pieno centro di Cosenza. È intitolato a Piero Romeo, ultra e volontario, morto giovane, vivo nella memoria di chi, per ricordarlo, ha fondato l'associazione La Terra di Piero. Noi abbiamo realizzato questa associazione proprio per cercare di portare avanti i progetti che aveva Piero in mente, perché sarebbe stato facile dare il nome all'associazione Piero Romeo, fargli intitolare una via, ci avremmo messo tre giorni, ma non avremmo dato il lustro che Piero meritava. Invece continuare con le sue opere, secondo me, è l'azione più bella anche di rispetto nei suoi riguardi. Il parco Piero Romeo è in costruzione, sarà bellissimo, e già qualche madre dice che si trasferirà a Cosenza per farlo vivere al figlio, che ha bisogno di strutture come questa. Il progetto è articolato in giochi inclusivi che appunto prevedono l'uso da bambini non vedenti, bambini con difficoltà deambulatorie e bambini tra virgolette normodotati. Poi ci sarà un percorso esperienziale, dove il bambino esperienziale sensoriale, dove attraverso dei pannelli sensoriali i bambini proprio svilupperanno quelli che sono i sensi, e poi c'è un'altra parte dedicata agli orti didattici. Se vogliamo chiudere con una battuta, potremmo dire che insomma questa commedia a Catanzaro non penso che possa essere rappresentata soltanto in paesi di lingua cosentinofona.
E penso proprio di sì, penso proprio di sì, anche se io poi alla fine, al di là della rivalità calcistica che c'è fortissima e fondamentale, nessuno la nega, poi io ho amici a Catanzaro anche più cari di molti, di molti cosentini. Noi ci arrivano molto spesso sul nostro IBAN contributi da parte di non cosentini, e posso assicurare che ci sono anche tanti catanzaresi che ci danno una mano. Non te ne parla po'. No, siccome ti vuole bene, no, io ha capito, mi sta facendo sangare a capo, mi sta facendo scattare proprio. Grazie. Allora, siccome ti va bene, ti faccio l'ultima proposta. Sì. Allora, tu accetta di scendere a Cosenza, aiutare i tuoi concittadini a capire il perché di questo assaggiamo. L'ha detto 40 volte, tu accetta di scendere a Cosenza, aiutare i tuoi concittadini a capire perché...